adesso dovrebbe riprendere tutte e due. Allora, queste sono le due linee importanti. Fai le cose più, fai delle linee pulite così. Fai anche delle curve, basta che siano estremamente pulite, lineari. Parte proprio dall'esterno. Vedi? Questa è la linea degli occhi. Più di prima le proporzioni dell'immagine. Tagliamo qua. E qui arrotondiamo. Tagliamo un po' qua. Dove vedi che la linea fa questo lavoro, tu la fai appartenere sempre a dei movimenti circolari interni o esterni. Fai questo, così. A questo punto facciamo così. A questo punto potrebbe essere qualunque viso, le basi sono fatte. Potrebbe essere qualunque tipo di naso o di bocca, no? Quindi partiamo magari, se questa è la metà, a prenderci la misura della bocca in riferimento al misura del mento. Quindi vai su con questa misura e ti accorgi che è appena appena più larga del mento. Poi metto il mio carboncino inclinato sull'uscita del naso. Per sapere da dove parte, io guardo questo punto, vado in verticale, più o meno guardo con il carboncino, no? Vedo che parti da qua. E mi segno anche il punto d'arrivo, vedo che il punto d'arrivo della punta del naso si trova più o meno oltre la metà della bocca. Così questa linea so di averla fatta giusta. Poi la parte frontale sarà dritta, tant'è vero che avremo... Ecco, questa è la parte frontale del naso, perché questa parte corrisponderebbe a questa, che sono tutte dritte. Poi vado su con questa, mi segno anche la macchia e per così a questo punto sopracciglia, per la bocca mi sembra che ci sia un ingresso, questa parte qua non c'è la W perché è vista dall'alto. Ombra portata. Qua. Sì. Questo esce. A questo punto qui so che gli occhi, devo posizionare gli occhi, allora vado su con la verticale e controllo rispetto a questa linea, che è più o meno la linea del, se si trova di più a sinistra, e si trova molto più a sinistra perché è una prospettiva particolare. Uno, due, questo entra, poi così, vado di qua. L'importante è prendere sempre in base alle prime linee che tu hai fatto. Io sono partito dal mento, no? Poi ho ricavato le misure della bocca, dalle misure della bocca ho ricavato i punti del naso e adesso per sapere dove inizia l'occhio qui, devo andare su sempre con, metto la verticale, vedo che all'altezza più o meno di questo punto qui, andando su in verticale, inizia, chiaramente inizia l'occhio. E va in salita, quindi adesso la vedo. Ecco. Detto questo, poi mi ricontrollo tutte le misure, no? Allora, tanto mi aiuto con l'ombra, questa la devo abbassare perché è vista dall'alto, quindi devo abbassare di più questa parte. Poi qui mi marco
quest'ombra. Vedi. Avrò anche una marcatura in questo caso di questa, che la chiudo sempre dentro più o meno. Ecco. Questa va così, questa invece fa diversamente, si trova all'interno di questo movimento, però poi può essere anche così, eh? Cioè io posso fare una curva così e poi posso muovermi in questo certo, modo. Sempre lungo la direttrice. Ecco, quindi qua. Così. 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 Qui è molto largo. Allora adesso mi prendo invece le misure, mi controllo tutte le misure. Questa misura mi controllo. E questa. Secondo me sono troppo larghe. Allora taglio e me le segno. Mi segno i punti. Così. Unisco. Questa, se io ho dei dubbi, se questa va in, fa così, così o così, metto una verticale. Mi accorgo che dovrebbe essere questa la linea giusta. Vedi? Però ci vogliono tutte queste verifiche, non è che le sto facendo perché sto spiegandoti come fare. Le faccio se anche fossi da solo, farei la stessa identica cosa. Fare tutte queste verifiche per costruire questa immagine. Per questo. Boh, ho fatto. Adesso poi marco con una linea più scura dove c'è un'ombra portata. Qui c'è un'ombra portata. Marco questo. Qua. Forse è meglio farcela su questo. Questo punto. Mi sa che è migliore. Dove praticamente c'è. Ecco. Bene. Questa esce in fuori di più. E quindi poi abbiamo questa parte. Che la chiudo, la concludo.